promozione. Questa volta a cadere è il Lanciano. Emiliano Cirillo. Nella Bari rientra Contini al centro della difesa, Rosina dal primo minuto preferito a Sansone. Lanciano con Casadei in porta, Di Cecco vince il ballottaggio con Crecco, arbitra Marini di Roma. Disimpegno poco efficace della difesa del Lanciano, De Luca è lesto a calciare, Casadei controlla. Abruzzesi reattivi, Pucino schiaccia di testa pallone che scavalca la traversa. Gara veloce, il Bari ha più quantità. Rosina cade in area, Marini sorvola tra le proteste dei pugliesi che chiedevano la concessione del rigore. Gioca con più intensità la squadra di Nicola. 34esimo, la perla di Valiani. Controllo ed esecuzione esemplare. Casadei impallinato, tecnica, estro e qualità in una giocata geniale. Bari in vantaggio, la riproposizione dal basso dell'acuto di Valiani. Sul finire, contatto in area tra Contini e Ferrari, lascia proseguire Marini. Le immagini montate da Alessandro Calabrese ci portano alla ripresa. Bari subito motivato e aggressivo, Maniero frustata dalla distanza, Casadei decisivo nella deviazione. D'Aversa dà istruzioni a Zeduardo, poi manda in campo Crecco e Padovani. Il Bari controlla, il Lanciano alza i ritmi, Lanini mette in area, pallone velenoso che sfila davanti a Guarna. Azione che sfuma, D'Aversa si sgola. Dall'altra parte si fa vivo il Bari, battuta perentoria di Rosina, intercettata da un difensore, occasione Bari. 92esimo, punizione Lanciano, calcia Mammarella, pallone al lato, brividi proprio nei titoli di coda. Marini poi chiude le ostilità, il Bari cala il tris, vince la terza partita consecutiva, conferma la solidità del gruppo. Lanciano troppo rinunciatario, si è visto a sprazzi nel finale di gara. E il Bari delle individualità, Valiani decisivo, aveva già colpito a Latina e lui il migliore in campo. Al San Nicola, Bari batte Lanciano 1-0, a te Andrea Fusco. Grazie Emiliano Cirillo, dunque meritata questa vittoria del Bari sul Lanciano. Sì, premio, voto 6,5, grazie soprattutto alla grande pressione che il Bari riesce a mettere in ogni gara, in questa in particolare. Ecco, il Bari, potremmo anche dare un'occhiata alla classifica. Lo chiedo proprio ai colleghi della grafica per vedere come il Bari è lì in seconda posizione, terza vittoria consecutiva a Vincenzo. È una squadra che può veramente ambire alla Serie. È una squadra che costruisce molto, deve solamente cercare di chiudere le partite un po' prima. Ha i mezzi per arrivare fino in fondo a questo campionato. Toccate ferro a Bari. Sì, a proposito di...